Ciao, sono Pierluigi Di Diego, chef della manifattura alimentare, nonché anche titolare. Oggi sono qui nella mia cucina per farvi vedere una ricetta sul tema della Pasqua. E in particolar modo parliamo del cosciotto di agnello al forno. Andiamo a preparare il trito da mettere all'interno, semplice, fresco, rosmarino bello fresco, solo le foglie, non i gambi, le foglioline, andiamo a sfogliarlo, via, poi gli mettiamo un po' di finocchietto, qui anche se scappa fuori qualche gambetto va bene che tanto è tenero, e guardate, proprio, solo appena 2-3 foglioline di menta, questa è facoltativa perché so che a tanti non piace. Poi gli mettiamo uno spicchio d'aglio, mettiamo via l'anima, ecco qua, poi gli diamo una schiacciatina sotto la lama, e andiamo a fare tutto un trito. Appena una presina di sale, ok, il nostro trito, voilà, finito, stop, condito il cosciotto, passiamo alla legatura, facciamo in modo che lo rotoliamo, lo chiudiamo bene, che tutto stia all'interno, ok? Prendiamo dello spago da cucina e andiamo a fare delle piccole legature in questo modo, ve lo faccio vedere lentamente, facciamo un'asola piccolina così, giriamo intorno al filo, poi andiamo dentro, tiriamo. Una volta legato lo mettiamo in placca, andiamo a cospargere un po' di olio, assaggiamo un po', ok, bene, andiamo a condire con del pepe e del sale. Perfetto, adesso passiamo in padella, gli diamo una rosolatura, diciamo lo andiamo a dorare un attimino esternamente, andiamo poi a sfumare con un po' di vino giusto per fargli un po' di fondo e poi lo mettiamo in forno. Andiamo. Bene, un'ora è trascorsa, andiamo a tirare fuori il nostro cosciottone. Cantone, lo appoggiamo con un taglierone, andiamo a vedere il risultato. Bello, direi che è venuto bene. Vedete? Cotto, non stracotto, un gran profumo di erbe viene fuori, di aglio, poco. Poi andiamo a fare una piccola guarnizione. Di mente, magari mettendo le erbe aromatiche che abbiamo impiegato per guarnirlo, per diciamo condirlo, ecco, poi mettiamo anche volendo un
pepe, c'è un po' di pepe macinato al momento, sotto, così. Eccolo qua. Buona Pasqua!